Ciao a tutti! Oggi prepareremo gli anellini alla palermitana. Il tempo di preparazione della ricetta è di 2 ore circa. Gli ingredienti sono melanzane tagliate a fette e fritte, pasta tipo anellini, provola tagliata a tocchetti, parmigiano grattugiato, basilico, salsa di pomodoro, carota, cipolla, sedano, olio, pangrattato e sale. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il sedano, la carota e la cipolla e li facciamo tritare per 7 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo l'olio e facciamo insaporire per 5 minuti, 120 gradi, velocità 3. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Adesso aggiungiamo la salsa di pomodoro. Il sale. E facciamo cuocere per 25 minuti, 100 gradi, velocità 1, con il cestello al posto del misurino. Nel frattempo, lessare gli anellini e scolarli molto al dente. Abbiamo unto uno stampo a ciambella del diametro di 28 cm, adesso lo spargeremo con il pangrattato. Rivestiamolo con le melanzane. Mettiamo da parte. Aggiungiamo il basilico dal foro del coperchio. Chiudiamo nuovamente con il cestello e azioniamo il bimby per 2 minuti, 100 gradi, velocità 1. La salsa è pronta, andiamo a condire la pasta. Riempiamo per metà lo stampo con la pasta. Mettiamo il formaggio. Mettiamo il parmigiano. Aggiungiamo delle melanzane. Mettiamo il resto della pasta. Cospargere con il resto del parmigiano. Coprire con le melanzane rimaste, polverizzare con il pangrattato, cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 40 minuti circa. La pasta è cotta, lasciamola intiepidire prima di rimuoverla dallo stampo. Anellini alla palermitana. Grazie e alla prossima ricetta.